Stai proprio diventando grande. Ho 4 anni e sono un bambino. Ogni giorno divento più grande. Sono un caillou e mi piace esplorare. Ci sono tante cose da fare. Scopro ogni giorno cose nuove. Tutto mi insegnano mamma e papà. Se non mi fanno giocare mi arrabbio, ma poi tutto quanto mi passa. Sono caillou, caillou. Sono io. Dolcetto scherzetto, dolcetto scherzetto. Venite qui, bambini. Ho una cosa davvero speciale per voi. Questa storia si intitola Caillou adora Halloween. Su, guardate. Mamma, mamma, è ora, è ora. Beh, sì, lo è. Prepariamo te e Rosie, va bene? Sì! Bene, signor astronauta, pronta per il decollo? Sì, quasi, papà. Tutti i sistemi pronti? Sì! Ecco il tuo costume da pagliaccio. È come lo volevi tu? Rosie aveva chiesto un costume da pagliaccio, ma quando lo vide si ricordò di avere tanta paura dei pagliacci. No, non voglio più, mamma! Non vuoi andare a prendere le caramelle? Ne sei sicura? Caillou non poteva credere che Rosie non volesse andare a chiedere le caramelle. Mamma, ma perché Rosie non vuole più andare? Rosie ha paura perché è ancora troppo piccola per Halloween. Beh, se davvero non vuoi andarci, noi due resteremo a casa. Ora sta fermo, Caillou. Ciao, ciao, mammina! La mamma rimase a casa con Rosie e Caillou andò a chiedere i dolcetti con suo padre. Ciao, ciao! Su, bussa, Caillou, che cosa stai aspettando? Che cosa c'è? Ti sei dimenticato cosa devi dire? Bene, questa sì che è una bella sorpresa. Non capita tutti i giorni un astronauta in casa mia. Coraggio, Caillou, tu sai cosa dire. Dolcetto scherzetto, signor Hinkle. Dolcetto scherzetto. Troppa paura per venire con me, signor Inco. Ciao! Caillou! Hai visto? Io sono un mostro spaventoso! E io invece sono un astronauta! Caillou, Leo e Clementine andarono a chiedere altri dolcetti insieme. Dolcetto scherzetto, dolcetto scherzetto! E tutti loro ebbero moltissimi dolci prima di andare a casa. Halloween era quasi finito, ma era rimasto ancora un campanello a cui suonare. Dolcetto scherzetto, dolcetto scherzetto! Ma chi è che bussa alla mia porta? Oh, sembra un astronauta con i suoi amici. Sì, sono io! Caillou! Se volete un dolcetto è meglio che entriate subito dentro. Ehi, a me piace tanto Halloween! Oh sì, anch'io adoro Halloween! Avete allacciato le cinture? Pronti per il decollo? È ora della storia, bambini. Guardate un po' Caillou. Anche lui è pronto per decollare. Perché la storia di oggi si intitola Caillou va in aereo. Caillou andava in vacanza con la sua famiglia. Quella era la prima volta che saliva su un aereo. Ecco fatto, caro.
Caillou era curioso, voleva provare tutto. No, non la togliere, Caillou. Stiamo quasi per decollare. Su, sta buono, per favore. Ehi, va tutto bene lì davanti? Mamma, devi stare seduta bene. L'aereo era già decollato. Caillou guardò dal finestrino e vide le cose diventare sempre più piccole. Quelle piccole cose bianche sono delle case. Ma siamo già arrivati? No, non ancora. Gradite la colazione, signori? La colazione, sì! Caillou non aveva mai fatto colazione su un aereo prima. Dopo aver mangiato, il papà si mise ad ascoltare della musica. Caillou era davvero curioso di scoprire come funzionava. Oh. Buongiorno, giovanotto. A te piace volare? Su, saluta il pilota, Caillou. Ciao! Vuoi vedere come si pilota un aereo? Oh, sì! Oh, sì, grazie, grazie, comandante. Questa è la cabina di pilotaggio. Lui è Caillou. Molto piacere, Caillou. Salve! Oh! Papà, quelle cosa sono? Quelle sono le nuvole, Caillou. Le nuvole? Veramente? Wow! Stiamo volando tra le nuvole adesso? Sì. Ehi, mi piace volare tra le nuvole. Tra poco atterriamo. Dovete tornare ai vostri posti. Oh, quasi dimenticato. Un regalo al nostro piccolo pilota. Ah! Caillou era molto eccitato. Aveva un distintivo da pilota. Dopo un po', l'aereo atterrò dolcemente sulla pista. Grazie per aver volato con noi. Spero che tu faccia una vacanza bellissima, Caillou. E spero di rivederti quando sarà il momento di ritornare a casa. Nonna, ci leggi una nuova storia di Caillou? Certo, caro. Cosa sarà successo oggi a Caillou? La storia di oggi si intitola Rosy dà fastidio a Caillou. Brum, brum. Caillou si divertiva a giocare con le sue costruzioni. Aveva deciso di costruire la torre più alta di tutto il mondo. Quella era la torre più alta che Caillou avesse mai fatto. Cattiva, non lo fare più, Rosy! Billy! Oh, hai rotto anche la mia strada! E tu gioca con i tuoi giocattoli! Forse vuole solo giocare con te, caro. Però io non voglio giocare con lei. Caillou, ora ho da fare. Non posso risolvere sempre i tuoi problemi. Mamma mia! Tu e Rosy dovete imparare a risolvere i problemi da soli. No, io non voglio! Caillou! Caillou era felice di leggere il suo libro da solo, senza Rosy a dargli fastidio. No, va via, Rosy! Esci dalla mia stanza! E non entrare più! Vattene via! Vattene, ho detto!
reggono, non si rompono. Vattene via! Caillou, hai fatto piangere tu, Rosie? No! Caillou era contento. Ora Rosie non l'avrebbe più disturbato. Caillou stava giocando nella sua stanza tutto solo e tranquillo da molto tempo. E ora cominciava ad annoiarsi un po'. Hey! Lui voleva giocare ad un gioco, però non ci voleva giocare da solo. E così cambiò idea e andò a cercare Rosie. Rosie! Caillou si ricordò che giocare con Rosie era divertente. Oh, ma guarda, adesso stanno giocando. Ora Caillou si divertiva tanto con Rosie che non voleva che sua madre disturbasse. Venite, bambini, è ora. Ti va di voltare le pagine del libro mentre leggo? Va bene. Benissimo, cominciamo. La storia si intitola Caillou va a osservare gli uccellini. Su, nonna, andiamo! Non c'è bisogno di affrettarsi. Gli uccellini tanto aspetteranno. La nonna portava Caillou a vedere gli uccellini. E Caillou era così eccitato. Lui amava quelle uscite avventurose con la nonna. Ne sei sicuro? Ascolta attentamente. Li ho sentiti, ma dove sono? Nonna, sì, li ho visti, guarda, sono lì! Ti piacerebbe vederli da vicino? La nonna sapeva sempre cosa fare, quasi come per magia. Caillou non riusciva mai a immaginare cosa avrebbe fatto. Vieni, apri le manine. Dei semi? Sì, dei semi. Ora vedrai. Molto presto avremo compagnia, caro. Guarda. Guarda, nonna, l'uccellino sta mangiando. Ciao, uccellino, torna qui. Lascialo stare, Caillou. Gli uccellini hanno paura delle persone grandi come noi. Perciò dobbiamo stare molto fermi ed in silenzio, così non avranno più paura. Presto un altro uccello venne a mangiare altri semi, poi un altro e poi altri ancora. Caillou non ci poteva credere. Guarda! Oh, che bello! Ora ti insegno un trucco. Mettiti in piedi. Bravo. Metti le manine così in avanti e resta fermo, fermo. Caillou era molto eccitato. Non aveva mai visto un uccellino così da vicino. Oh, dobbiamo andare via? Perché fischi ora? Perché è come parlare agli uccellini e se siamo fortunati loro parleranno con noi. Ci sei quasi riuscito, caro. Ancora un pochino di pratica e fischierai benissimo. La nonna era contenta che a Caillou piacesse osservare gli uccellini e così decise di fargli un regalo speciale. È una casetta! Sì, ma non è una casetta qualunque. Guarda. Nonna, da lì ora escono i semi? Certo, è proprio a questo che serve, a dar da mangiare agli uccellini. È stata mia per anni e ora la voglio regalare a te, tesoro. E gli uccellini verranno? Non lo so, ora lo scopriremo. La nonna e Caillou decisero di appendere la casetta sulla veranda posteriore. Questo è un posto stupendo, riuscirai a vedere gli uccellini anche da dentro casa. E fu così che Caillou divenne un amico degli uccellini proprio come sua nonna. Povero Caillou, questa volta si è messo veramente nei guai. Ah, guardate qui, chissà cos'è successo. Cerchiamo di scoprirlo. La storia di oggi si intitola Caillou e la bambola. Tu
Tutto accadde un giorno quando Caillou vide la madre truccarsi per prepararsi ad uscire. A Caillou piacevano tanto quei colori. Ne era davvero affascinato. Cosa stai facendo, mamma? Mi sto truccando. E perché? Per essere più bella quando esco. Caillou pensava che la sua mamma fosse molto bella. Non giocarci, per favore. Julie starà arrivando, caro. Perché ora non vai di sotto e l'aspetti? Ciao, mamma! Mangia, Rosie. Perché non vai a giocare un po' mentre preparo Rosie per il riposino? Va bene! Ciao, ciao! Ti leggo una favola? Vedere sua madre truccarsi fece venire a Caillou un'idea. Caillou, dove sei? Caillou sapeva di aver rovinato la bambola di Rosie e aveva paura che Julie lo sgridasse. Ah, eccoti qua. Caillou, che stai facendo? Julie! Oh, Rosie si è svegliata. Caillou, hai visto la bambolina di Rosie? No! Ne sei sicuro? Lei l'aveva lasciata nel bagno. Aspetta un attimo, quello che cos'è? Alzati in piedi un momento. Caillou! Cos'è successo alla bambola? Non si è arrabbiata con me, anche la mia mamma si arrabbierà molto. Oh, cielo. Qualcosa mi dice che sei stata molto occupata, Julie. Mammina! Su, vediamo se riusciamo a sistemare tutto. Caillou spiegò come aveva rovinato la bambola e come temeva che tutti si arrabbiassero tanto con lui. Io volevo che la bambola fosse bella come te, mamma, ma invece è diventata brutta. Visto Caillou, Rosie la trova ancora bellissima. Mi dispiace tanto, mamma. Oh, lo so che ti dispiace, tesoro. Guardate il povero Caillou, è caduto dalla bicicletta. Scopriamo che cosa è successo, va bene? La storia di oggi si intitola Caillou si fa un po' male. Caillou e il suo papà stavano andando a fare un giro in bicicletta. Assicuriamoci che il casco sia messo bene. A posto? Ok! Ok! Vogliamo andare, tesoro? Sì! Ciao, Caillou! Che bella bicicletta! Dove state andando? Stiamo andando al parco! Buona passeggiata! Grazie! Che cosa si fa adesso? Si guarda da tutte e due le parti e poi si guarda da tutte e due le parti di nuovo! Giusto, bravo! A Caillou piaceva dire a suo padre come si attraversava un incrocio. Wow! È Sara! Ciao, Caillou! Ciao, Sara! Caillou voleva fare come Sara.
sta attento a dove vai! No! Sei ferito. Caillou non si era fatto molto male, ma non gli piaceva cadere dalla bicicletta mentre suo padre lo guardava. No! Sarà meglio che torniamo a casa. Caillou si sentì molto meglio quando il papà gli mise il fazzoletto. Adesso è disinfettata, ma è meglio metterci anche questo. Come va, tesoro? Guarda, papà, ho chiesto io a mamma di mettermi questo cerotto. Sbaglio o ce n'è anche un altro sul dito? Ho chiesto a mamma di mettermi anche questo, c'era un graffio. Io non credo che ne serva un altro, e tu? No, mammina! Salve, signor Incol, guardi! Caillou, sembra che tu abbia dei bei dinosauri sul gomito e anche sul ginocchio. Guardi meglio, ne ho uno anche sul dito. Sono sicuro che tu hai più dinosauri di qualunque altro ragazzino in questa strada. Devi esserne molto orgoglioso. Dovete essere molto stanchi dopo la partita. Venite a sedervi qui. Vi leggerò una storia. Bambini, guardate qua, anche Caillou sta giocando a calcio. E infatti la storia si intitola Caillou gioca a calcio. Caillou era molto eccitato perché il suo amico André veniva a giocare a calcio con lui. Caillou, non vedi che fai rumore? Cosa stai facendo? Caillou, cosa stai facendo? Niente. Niente? Aspettando André. Sì, lo so. E noi due giocheremo a calcio. André è bravissimo, sai, mamma? Sì, lo so. Ma dimmi, si può giocare a calcio dentro casa? Sentiamo. No, mammina. Caillou decise di allenarsi prima che arrivasse André. Caillou, guarda chi c'è! Ciao, André! Prendi, Caillou! Tirate! Avanti! Tocca a te! Che aspettate? Tirate! Lasciamela! Come sei forte! André, tu giochi veramente bene, lo sai? Ricordi quando hai imparato a pattinare? Certo! Bene, ti sei allenato molto prima di diventare bravo, vero? Tieni, prova di nuovo. Caillou era mortificato. Lui voleva far vedere ad André quanto fosse bravo a pallone, ma non riusciva a calciare bene il pallone. Andiamo, Caillou, ce la puoi fare! No, non ci riesco, è troppo difficile per me! Dai, prova ancora una volta! Caillou! Caillou accettò di provare ancora una volta a calciare. Riprova, Caillou, ce la puoi fare! D'accordo! Vogliamo giocare anche noi? Oh! Hai fatto gol! Bravissimo! Ehi, hai segnato di nuovo! Bravo! Ora che aveva fatto gol, Caillou si sentiva un vero giocatore di calcio.
Allora, pronti per una storia? Vediamo che cosa ha fatto di bello oggi Caillou. Oh, questa mi sembra interessante. La storia di oggi si intitola Caillou, l'esploratore della giungla. Ah, mi vuoi aiutare in giardino, Caillou? Sì, mammina! Metti questo, ti proteggerà dal sole. Ehi, ciao, Caillou! Ciao, Sara! Perché non innaffi i fiori per me, Caillou? Io intanto poto le rose. Piovere, non serve più che annaffi i fiori, caro. Sara! Oh. Caillou, guarda che cosa ho qui! Che cos'è? Questa è una lente di ingrandimento. Ma attento, è delicata! Cosa vuol dire, Sara? Vuol dire che si rompe facilmente. Ma a che cosa serve? Fa sembrare più grandi le cose piccole. Oh! Fa sembrare il tuo occhio enorme. E anche il tuo naso, sai, Sara? Ehi, mi è venuta un'idea. Vuoi giocare all'esploratore della giungla con la mia lente? Che cos'è l'esploratore della giungla? Facciamo finta di esplorare la giungla e guardiamo tutto quanto con la mia lente di ingrandimento. Wow! Guarda, quello è un grosso serpente della giungla. Sara aveva ragione. Il millepiedi sembrava un grosso serpente. Wow! È grande quanto un uccello! Oh, è scappato via! La giungla è molto più fitta qui. Io non credo di poter andare avanti. Io sì, io non ho paura. Buona fortuna, ti aspetterò al campo. Caillou l'esploratore si addentrò coraggiosamente e senza alcuna paura nel fitto della giungla. Caillou fece finta che Gilbert fosse una grossa tigre della giungla. Gilbert, non avere paura, sono solo io. Caillou fu colto di sorpresa dal tuono e si spaventò un pochino. Sara! Sara! Che cosa succede? Ho sentito un forte rumore! Forse erano i tamburi della giungla che mandavano un messaggio. I tamburi della giungla? Oh! Sì, forse erano i tamburi della giungla. O forse era soltanto un tuono. Caillou era eccitato per le cose che aveva visto attraverso quella lente d'ingrandimento e per le tante avventure che si era immaginato. Mamma, ho visto una tigre nella giungla! Sai, abbiamo anche sentito i tamburi della giungla. Quei tamburi ci stanno mandando un messaggio. Oh! Già, stanno dicendo, se non volete bagnarvi è meglio che andiate dentro. Guardate che buffo costume ha Caillou. Mi domando perché si è vestito così. Ah, sì, ora ricordo. La storia di oggi si intitola Lo show di Caillou. Salve, bei dinosauri! Vi ricordate cosa facciamo oggi? La recita, la recita! Sì, bravissimo! Sì, sì! Caillou, Leo e Clementine erano molto eccitati. Sì. Dovevano fare la recita. Se vogliamo che tutto sia pronto per quando arriveranno i genitori, diamoci da fare. Su, prendete le scatole dei costumi. La scatola dei costumi, sì! Guardarono e videro che conteneva tante belle cose per mascherarsi. Guardate, sono il pirata dei sette mari! E guarda me, io sono un pagliaccio! E io sono una strega spaventosa! C'era ogni sorta di costumi meravigliosi nel baule. Caillou e i suoi amici avrebbero voluto provarli tutti, ma proprio tutti. Caillou, voglio che tu indossi questo. Sarai il sole. Clementine, tu sarai un fiore e Leo, tu sarai una nuvola carica di pioggia. E ora facciamo la nostra storia.
bambino. Lo sei sicuramente, Clementine. E tu chi sei? Oh, io sono il sole. E il sole fa sentire il fiore accaldato e assetato. Andiamo, bambini, smettetela di giocare. Dobbiamo provare seriamente. Leo, il sole ha fatto venire sete al fiorellino. Ci serve una nuvola che lo disseti un po'. Va bene? Sì. Ah, questa sarà una bellissima recita. Su, proviamo ancora. Finalmente arrivò il tanto atteso momento della recita. Clementine voleva che il sole uscisse, ma Caillou non compariva. Spero che il sole esca presto a scaldarmi! Io spero che il sole esca presto a scaldarmi! Salve, mio bellissimo fiore! Lascia che io ti scaldi! Il caldo del sole mi ha fatto venire tanta Ho bisogno di bere! E Leo, la nuvola di pioggia, comparì per dare da bere al fiorellino. Grazie, signora nuvoletta! Caillou e i suoi amici si sentirono molto orgogliosi di se stessi quando videro tutti i genitori applaudire. Sembra che Caillou stia facendo un picnic con i suoi amici. È di questo che parla la nostra storia di oggi. E si intitola Il picnic di Caillou. Era una bellissima giornata e Caillou e la sua famiglia stavano andando a un picnic. Siamo arrivati, ragazzi! Sì! Caillou aveva invitato il suo amico Leo ad andare con loro. Su, prendete! Abbiamo preso quello che ci serve. No, non è vero, papà! Cos'è che non va? Ho dimenticato qualcosa, forse? Sì! E che cosa ho dimenticato? Hai dimenticato il picnic! Lo so, stavo solo scherzando. Perché non mi date una mano? Ah, com'è pesante! Beh, non lo sarà più dopo il picnic. Caillou e Leo si incamminarono avanti lungo un bel sentiero. È proprio come nel tuo libro di storie di cavalieri e draghi, non è vero, Caillou? Sì! A Caillou piaceva fare dei picnic con la sua famiglia. Ed era ancora più divertente con Leo, perché potevano giocare dopo aver mangiato. Non vi allontanate troppo! Va bene, papà! Wow, guarda lì! Sta a vedere, io sono un cavaliere coraggioso e questa è la mia spada! Guarda! Ora anch'io ho una spada! E questo è il drago cattivo! Sì, uccidiamo il drago cattivo! Caillou e Leo amavano giocare a cavalieri coraggiosi e draghi cattivi. Caillou! Leo! Caillou! Leo, tornate qui! Ma questa volta non durò molto a lungo. Che c'è che non va? Oh! Entriamo lì! Rosie ha paura dei tuoni. Sembra il ruggito di un drago, non è vero? Guardami, Rosie, io sono un cavaliere molto coraggioso e questa è la mia spada. Anch'io sono un cavaliere e uccideremo il drago feroce. Sì, noi ti proteggeremo.
Va tutto bene, cavalieri coraggiosi? E se c'è un altro drago qui in giro? Non ti preoccupare, noi due vi proteggeremo! Su, mamma, leggi una storia. Ah, una nuova storia di Caillou. Chissà che cosa avrà fatto oggi. La storia di oggi si intitola Caillou gioca a fare il bebè. Caillou e Rosie erano stati molto occupati quella mattina. Molto, molto occupati. No. Guardate che confusione avete fatto. Bene. Cosa ne dici di riordinare un po', Caillou? Caillou, aiutami per favore. Ma Rosie lo sta mettendo in ordine. Va bene, proviamoci. Rosie, aiuta la mamma. Guarda, i giocattoli vanno qui. Molto bene, brava. E ora prendi gli altri. Rosie è troppo piccola per capire che deve riordinare. Metterò io a posto per lei, va bene? Caillou, tu sei abbastanza grande per farlo da solo. Caillou pensava che la sua mamma non fosse giusta. Perciò era molto arrabbiato. Anch'io voglio bere il latte in un bicchiere così. Va bene. Voglio il mio panino tagliato a pezzettini, come quello di Rosie. Anche a me, mamma. Vuoi fare il bebè anche tu? Caillou. Oh, è bello fare il bebè, mamma. Caillou pensava che fare il bebè era molto più bello che avere 4 anni. A me non importa se vuoi fare il bebè, Caillou, ma per favore non fare il bebè disordinato. Caillou e Rosie si divertirono molto a fare i bebè dopo pranzo. Il riposino. Sì, è ora del riposino per i miei due piccoli bebè. Va a letto, Caillou, verrò a rimboccarti le coperte. Caillou veramente non voleva fare il riposino. Ma se lui voleva essere un bebè come Rosie, doveva farlo. E ora fa un bel sonnellino, Caillou. Come mai in piedi, tesoro? Io non ho voglia di dormire. Ma è quello che fanno i bebè nel pomeriggio. Io non voglio essere un bebè, voglio avere di nuovo 4 anni. Bene, che ne dici di giocare allora? Va bene. È più bello avere 4 anni, no? Ho vinto io! Thank you.